Sì, Made in Italy, grazie Rosa Chemical, vediamo chi ci chiama. Sì, pronto? Ah, ecco. Perché la radio dopo? Sì, 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 radio, televisione, siamo tutto, siamo ma tutto. Ma non sapete che dove vi dovete spartere? Siamo streaming. Non fate altro che copiarci, non fate altro che copiarci. Ma copiare cosa? Ma come cosa? Come cosa? Cosa copiamo? Cosa copiamo? TGS, TGS. No, no, noi siamo TGS, no, no, RGS. No, scusa, noi siamo TGS, no, scusa. No, 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 TGS no, non siamo. Non mi scama bestiare, scusi. No, no, allora. Signor La Rosa, lei. Sono il signor La Rosa, allora, sì. Signor La Rosa, io sapere, io la stimo, la rispetto, sì, perché lei è un professionista, però non mi scama bestiame, allora, allora, prego, eh? Allora Nunzia, io le voglio dire, guardi anche il logo, il nostro logo, sì, è TGS, telegiornale copiato, di Sicilia. No, ma quando mai? Ma come? Da cosa è copiato? Giorgio San. Ma non è Giorgio San. Ancora con questa storia. La Repubblica di San Giorgio, la televisione principale nazionale, la TV di Stato. Signor La Rosa, ha sentito parlare mai di TV di Stato? Scusa, ce l'avete una voi in Italia? Ce l'avete? La RAI, la RAI, Radio Televisione Italiana. E noi avevo TGS, Tele Giorgio Sanne, che c'è pure la radio, c'è pure la radio. E come si chiama la radio? Radio Giorgio Sanne, RGS. Ma RGS vuol dire Radio Giornale di Sicilia, per favore. Come dice lei, come dice lei. E allora, signora, mi dica. Niente, che qua abbiamo avuto problemi, signor La Rosa. Di che genere? Grande problema. Niente, abbiamo problemi col direttore artistico qua del... Chi è il vostro? Festival di San Giorgio. Ho capito, il festival me lo ricordo. Festival di San Giorgio. Chi è il vostro direttore artistico? È andato bene, come ascolti, è andato bene, ci sono stati tanti begli ospiti, sì, tante belle canzoni, tante belle, però sono successe cose scemo, sai? Cosa? Ma niente, andando a casa, è arrivato uno che doveva fare l'ospite, quello che ha cantato, qua si chiama Branco. Branco? Un armale, Branco. Sì, 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 e che cosa ha fatto? Un poco di danno, ha fatto un poco di danno, mentre che cantava la canzone, dice che a un certo punto la luce che lo illuminava non ci piaceva, e allora cominciava a pigliare a ghiagnate al suo chitarrista. Quindi il chitarrista si dà il caso che era il cugino di mio cugino Ignazio. E quindi tra sé Ignazio stavo come era Ciro davanti a tutti in diretta su TGS Tele Giorgio San. Allora io non voglio sapere cosa accada a Tele Giorgio San, ma queste cose sono brutte, no, non beh, si quindi fa. Quindi l'ha denunciato, capito? L'ha denunciato. Ha fatto bene. Perché sai che Ignazio un ghiao, scusa, perché ti mette a pigliare ghiagnate il chitarrista che era suo cugino? Io pigliavo sotto, lo sai, c'era l'acqua a lavare da sotto, signora. Ho capito, Ignazio, certo. Ignazio senza voto, quando non capisce niente. Lo vedo. No, basta, no, ieri c'è fu la prima, giusto? Altro c'è stato? No, ma ci sono state altre cose, altri problemi, però devo dire che tutto è stato veramente illuminato dall'arrivo di un ospite che era inaspettato, signor La Rosa, sì. Chi? Renato 0,5. No, nostro Renato 0,5. Scusi, io conosco solo un Renato 0, basta. Renato come? Renato 0. Il nostro di più, Renato 0,5, quindi quel tocco in più, diciamo. No, scusi, c'ho La Rosa, qua da noi qualche cosa facciamo buone. E come è andata con Renato 0,5? Ma era inaspettato, c'ho La Rosa, era inaspettato, perché le devo dire la verità, insomma, era latitante da molto tempo. Ma era latitante dalla scena da molti anni. Non si presentava ormai da tempo. 30 anni che non si vedeva, c'ho La Rosa, giusto, mi creda, 30 anni di latitanza dalla scena. Queste latitanze che durano 30 anni, e tutte 30 anni. C'era un duetto a sorpresa, indovini con chi ha cantato in duetto? Non Renato so. 0,5 dopo 30 anni della tetanza in televisione con gli articolo 41. Signor La Rosa, ma sape quanti bis che gli hanno chiesto? Gli articolo 41 bis. Ma Renato 0,5, meravigliosi. Poi è arrivata anche Nunzia, un ospite, mi dica. Dico Nunzia, queste cose però fatemele a casa vostra, va bene. La radio è nostra, la TV è nostra, nella Repubblica di San Giorgio. Va bene. Un altro ospite è arrivato. Un ospite, signor La Rosa, un ospite internazionale. Chi? È arrivata Céline Dion. Ah, Céline Dion. Céline Dion, quella che canta la canzone, quella, la colonna sonora del film, quella del traghetto arruggiato. Ce la presenta il film? Che è il traghetto arruggiato? Vabbè, signor La Rosa, però lei mi fa lavare la vita, scusi, ma come ci devo spiegare tutte ma cose? Ma qual è il traghetto arruggiato? Vabbè, il famoso film che ha preso tanti premi Calì, il premio Calì, ha preso anche il premio Calì. E come si intitola questo allora, film? Allora, è la storia di questo traghetto arruggiato. Sì. Due ragazzi si innamorano, lui si taglia e muore. Esatto. E si chiama Titanic. Ecco, io guardo. E poi hanno fatto il seguito.
seguito Antitetanic. Me lo immaginavo che si chiamasse Titanic, non ho voluto dire nulla. Il famoso film del traghetto arroggiato, signor La Rosa. Titanic. E la canzone che la cantava, scusi, non la cantava Céline Dion. Céline Dion, che è la figlia di Belen Alain Delon. Alain Delon e Belen hanno fatto Céline Dion. Vabbè, ma che è la figlia, è la figlia. Ma senta, guardi. Ma non lo sapeva? No, non lo sapevo e non lo voglio sapere. Céline Dion è la figlia di Belen Alain Delon. Alain Delon e Belen hanno fatto Céline Dion. Sembra una filastrocca. Sembrando un flipper. Un flipper, vabbè. E basta, comunque poi alla fine è andato tutto bene. Meno è venuto male. Anche il Presidente della Repubblica a trovarci nella prima serata. Ah, sì. Proprio anche da voi, il Presidente della Repubblica, sì. E chi è? Sergio Calì, Presidente della Repubblica di San Giorgio, della dinastia dei Calì. Dei Calì, sì. Esatto. E quindi abbiamo fatto insomma tutto quanto, è andato molto bene, tanti ascolti, certo, purtroppo sono successe delle cose. Ma guardi, è un po' un destino dei festival, anche a Sanremo sono successe tante cose. Se non ci sono polemiche, purtroppo, basta, va bene. Ora la devo lasciare, signor La Rosa, perché dobbiamo andare in tribunale, che hanno arrestato a due dei neri per casa. Sì. E non so che cosa con Manano, non lo so, dobbiamo andare. Vabbè, siamo parte civile. Parte civile. Ci siamo costituiti. Abbiamo fatto bene? Avete fatto bene, quando ci si costituisce contro reati si fa sempre bene. Allora, Nunzia, grazie. Arrivederci, signor La Rosa. Grazie, arrivederci. Piacere nostro in parte, insomma. Alla Catalla. Tutto cori.